Benvenute a tutte nel mio canale in un nuovo video. Avete visto precedentemente il video sui prodotti preferiti del mese di giugno, adesso vedrete quelli terminati di giugno, quindi uno dopo l'altro, e vi parlerò, sempre prendendo random da questo sacchetto, quello che mi è terminato, quello che vado a promuovere o quello che boccio. Allora, innanzitutto su alcuni come sempre non mi dilungherò e partirei dai Cotoneve, i maxi pad 100% puro cotone. Questi sono tra i miei preferiti, quindi quando li trovo in offerta li prendo sempre. Struccano benissimo, sono morbidissimi, sono orlati nei laterali, quindi non si aprono, non si sfarinano, sono meravigliosi. Questo era quello di cui vi avevo parlato, l'After Sun Shampoo della linea di Goldwell. Mi è finito, ne avevo un dito ancora, ho iniziato quell'altro di cui ovviamente l'avete visto nei prodotti preferiti del mese di giugno. Mi piace moltissimo, quindi veramente non mi dilungo, però sappiate che è uno dei miei shampoo preferiti d'estate. Ha l'estratto di albicocca, quindi sensazione di mare puro, vi illumina proprio i capelli, ve li rende docili al pettine, ve li rende anche stesso dallo shampoo, perché è cremoso, in più contiene l'estratto di albicocca, quindi vi profumano veramente tantissimo i capelli. Questo è la Mousse Beauté Pacifique Cleansing Foam che io ho preso quando sono stata, mi sembra, a Copenaghen. Praticamente mi è a Budapest, non mi ricordo, no? Forse a Copenaghen. Comunque mi è terminata subito, incredibile ma vero, la mousse mi dura molto più tempo. Già quando la comprai mi resi conto che per quello che avevo pagato veramente mancavano già 3 o 4 dita, cose inaudibili per me per un prodotto, però tutto sommato una schiuma cristallina molto morbida, pulizia estrema, se lo ritrovassi lo andrei a ricomprare, ma credo che comunque qui è difficile trovarlo e quindi non lo comprerò più. Questa mi è stata regalata da Eliana, ciao tesoro, un bacio enorme, che è la maschera Vitality I'm Real di Tony Moly ai broccoli. Eccolo qui, ma ragazzi, una maschera che dire che mi è piaciuta è dire veramente poco. Innanzitutto di una freschezza unica, che in questo momento che fa caldo veramente un refrigerio, dire poco e dire vabbè, comunque è una maschera che mi è piaciuta moltissimo. Ha l'estratto di cocco, quindi anche molto lenitiva, decongestionante, ma quando la sono andata a togliere, perché qui dice di applicarla sul viso e di tenerla 25-30 minuti, io l'ho utilizzata quando sapevo che Rosario tornasse un po' più tardi, quindi anche per cucinare dopo, questi sono dettagli. E mi è piaciuta perché il viso veramente era super disteso, molto morbido, rinfrescato, e poi con questi giorni di vera arsura è stato veramente un tocca sano. Proverò anche le altre e vi farò sapere. Queste sono delle lingette di Solvay Express di Sephora che avevo e che ho provato, comode proprio per togliere lo smalto, quindi struccare l'unghia. Si asciugano immediatamente, quindi veramente una mano con una la fate benissimo. Ce ne vuole un'altra che io avevo, eccola qui, per l'altra mano. Comode perché sono veramente da tenere in borsa, in viaggio, non occupano spazio, vanno a togliere lo smalto perfettamente bene, e poi hanno una fragranza veramente molto dolce, avvolgente, di mandorla, quindi mi è piaciuto veramente moltissimo come prodotto. Questo è il kit di Clinique, eccolo qui, che mi era stato omaggiato dall'azienda. Sto ancora utilizzando il booster, però posso già dirvi che ho terminato tutte le bustine a base di vitamina C, che è un esfoliante naturale del viso, come detergente, come risveglio della pelle. Mi è piaciuto perché l'idea della monodose è comoda anche da viaggio, adesso per questi viaggi veloci, weekend, uno si porta una bustina, quindi anche per detergere il viso è comodo, o comunque come risveglio la mattina. Il booster mi sta piacendo tantissimo perché con una goccia riesco a stendere insieme alla mia crema, come avete visto nella mia skincare routine, per tutto il viso. Mi illumina, mi compatta il viso, veramente mi fa prendere anche molto meglio il sole,
è un kit che a me piace veramente moltissimo, quindi un'antietà va a schiarire le discromie ove mai ce ne fossero, vi fanno prendere, come vi ho già detto, meglio il sole, in più compatta, perfettamente rincarnato. Quindi questo booster applicato proprio con la vostra crema vi illumina tantissimo. E devo dire che quando ho aperto la prima bustina di questa monodose di prodotto per lavare il viso, appena l'ho utilizzata non è uscita niente. Ho detto, beh, partiamo bene. Invece le altre sei, con una monodose, poi con un filo di acqua, hanno fatto una schiuma morbidissima, mi è piaciuto veramente molto. Questo purtroppo, ahimè, mi è stato regalato, ma lo boccio perché innanzitutto questa fragranza al talco un po' mi prendeva lo stomaco. Seconda cosa, durante la giornata la fragranza svaniva, non riusciva a mantenermi bene, diciamo, anche la sudorazione, poi mi colava quando lo andavo ad utilizzare, cioè veramente ne ho sentite veramente di cose strabilianti, ma a me personalmente purtroppo non mi è piaciuto. Questo è l'esfoliante gommage della linea di Bulgari Omnia, che non si fa più, ne avevo parlato in una mia body routine. Mi è piaciuto moltissimo perché con un gesto, un po' come, diciamo, i detergenti da risveglio del viso, utilizzavo, diciamo, la stessa efficacia del corpo. Quindi con un tipo bagno schiuma incapsulato in un gel molto morbido con dei micro granelli, voi andavate anche a levigare il corpo in maniera delicata, quindi volendo anche tutti i giorni. E questo prodotto non si fa più, non mi dilungo, ma mi è piaciuto veramente molto. Questo l'ha terminato Rosario, ma a me piace moltissimo come fragranza, è un classico Eternity, una fragranza che mi dà l'idea, cioè, di un macio, non so come spiegarvi. Infatti quando Rosario lo andavo ad utilizzare mi piaceva veramente moltissimo, è fresco, frizzante, con questa nota di lime, veramente un profumo molto bello, adatto alla stagione. E poi credo che comunque non c'è niente da fare. I profumi sono un innamoramento e soprattutto per come poi si evolvono sul proprio corpo, quindi sulla propria pelle. E questo devo dire, oggettivamente a Rosario stava proprio bene, anche se non è uno dei suoi preferiti. Vado avanti per non dilungarmi troppo. Ho finito questo bagno schiuma di Acquolina Amore Mask, molto fresco, una comoda taglia anche da viaggio, ma ne tengo veramente tantissimi, quindi non credo che lo andrò a riprendere, però mi è piaciuto moltissimo. Questo solvente di Maybelline, sapete che l'ho annoverato anche nei miei preferiti, toglie lo smalto perfettamente, lascia l'unghia molto bianca, non ci sono aloni, ha una buonissima fragranza alla mandorla dolce, quindi mi è piaciuto moltissimo, tant'è vero che ne ho già aperto un altro. Questo è da viaggio, la Lift Fermeté, che l'ho terminata quando sono stata a Genova, un prodotto altamente rassodante della linea di Clarins, però è un prodotto anche rigenerante. Onestamente questo in particolar modo non è che mi piaccia moltissimo, perché come crema la trovo un po' troppo doppia, nonostante sia un prodotto rassodante sotto formula di fluido, perché Clarins lo fa anche nel vaso. Onestamente lo trovo un po' troppo doppio, quindi preferisco altre tipologie di prodotto. Anche questi di Licia, i dischetti morbido strucco, ho terminato, però questi qui si sfarinano un po', quindi onestamente no, non mi sono tanto tanto piaciuti. Questa è la crema per il corpo che sempre ho terminato a Genova, la Kiehl's al burro, una delle creme più vendute in assoluto. Poi ovviamente la ricaricherò e ne applicherò delle altre dentro, ma ve la volevo far vedere che era terminata. E in questo momento di eccessivo caldo è impensabile mettere questa anche solo sulle gambe, però d'inverno svolge egregiamente il suo dovere, quindi molto molto nutriente. Queste sono le Ceramide di Arden, io le adoro. Ne ho ancora un pochino da terminare, ve ne avevo già parlato, sono state riformulate, sono ancora più arricchite di vitamina E, di questi ceramidi che danno proprio la compattezza al nostro cemento intercellulare, quindi per il sostegno. Anche adesso con questo caldo, vedrete la mia night routine, si assorbono immediatamente, quindi ho un piacere quando le vado a stendere, non sono untuose per nulla, mi piacciono veramente tanto.
Questo è il Blues Rom che finalmente ho terminato agli inizi di giugno. Mi è piaciuto tantissimo, ve l'ho annoverato anche nei miei preferiti. Preso nei territori dove c'è concentrazione maggiore di questo ingrediente blu per la longevità del viso e quindi dell'incarnato. Dona moltissima luminosità, idratazione anche negli strati più profondi e potrebbe essere anche un'antietà. Sicuramente lo riprenderò l'anno prossimo perché adesso sto utilizzando altri prodotti. Questo della linea di Chanel, il mascara, le volume 27, mi è terminato, è uno dei miei colori col bordeaux, proprio non disegna proprio più, peccato perché mi piaceva veramente moltissimo questo punto di rosso. Questo invece è un olio aromatico che mi è stato regalato, le Fay Spa, sono delle goccine all'eucalipto e al mentolo che io vado ad utilizzare la sera quando faccio il pedicure. Un effetto proprio fresco al piede, quando sentite proprio la gamba stanca, il piede affaticato, io andavo ad applicare 2-3 gocce all'interno proprio dell'acqua con dei sali e facevo questo proprio bagno termale ai piedi e mi è piaciuto moltissimo, peccato che mi è stato regalato, non so neanche dove sia stato preso, comunque mi è piaciuto molto. Questo è il Make Me Brow di Essence, sapete, non mi dilungo quanto mi è piaciuto, l'ho utilizzato tantissime volte, è stato uno dei miei prodotti preferiti e ovviamente se dovessi trovarlo lo ricomprerò, ma voglio provare qualcuno della linea di Benefit. Questo è il Pep Start di Clinique nella mini taglia da viaggio, anch'essa finita a Genova, e, il prodotto 3-in-1 di esfoliazione per lavare il viso, quindi per detergerlo la mattina come risveglio della pelle. Sto finendo la taglia grande, ma vi devo dire la vera verità, non credo che poi lo utilizzerò perché ho qualcos'altro che voglio provare. Questa è la crema contorno occhi e labbra di Sisley, la Sisley A. Niente da dire, ne ho parlato anche dei miei preferiti, mi è piaciuta da morire, un contorno occhi globale da giorno, non l'ho usato per le labbra perché ho usato altro, ma un trattamento anti-invecchiamento. Mi è piaciuto moltissimo perché pur essendo una crema da mattina si assorbiva perfettamente e quindi un contorno occhi per chi vuole concedersi una coccola in più, un trattamento al top. Questo invece è sempre di Sisley, il Supreme Yeux da notte. Onestamente però questo non mi è piaciuto perché è un siero, come se non penetrasse, non si assorbisse, quindi rispetto a quello da giorno, onestamente questo non lo andrei a comprare. Nonostante sia un trattamento specifico notturno, onestamente no, no, questo non mi è piaciuto perché mi restava tutto in superficie, quasi non... veramente dove non si andava ad assorbire e quindi onestamente pur essendo sottile con questo caldo non mi è piaciuto. Questo invece è l'Elisir Jeunesse Yves Rocher che mi ha regalato la mia amica Ela, a cui mando un bacio grande, mi è piaciuto moltissimo anche perché la fragranza ha l'estratto di cocco, distende i tratti. È un prodotto anti-età per eccellenza di riparazione. Scusatemi se continuo a toccarmi i capelli, ma dovete sapere che proprio stasera che volevo fare il video, il mio amico ventilatore si è rotto e io sono rimasta con i capelli sciolti, sto morendo di caldo. Va bene, ma abbiamo quasi finito. Questo è l'eyeliner che ho adorato che mi ha regalato Paola. Ciao tesoro, un bacio enorme, solo che mi si è praticamente asciugato e finito e quindi non riesco proprio più a metterlo, ma questo colore e questo eyeliner di Neve Cosmetics, non la volevo dire, mi è piaciuto moltissimo, l'avete visto all'opera, super resistentissimo, un colore particolare che io andavo ad abbinare sia con colori chiari che scuri, peccato perché mi è terminato, vabbè, ma lo riprenderò. Questo è ancora un altro contorno occhi di Sisley. Ah, questo è il Sisley Youth, invece un idratante energizzante da giorno per i primi segni di espressione. Dovrebbe essere alla lontana la City Day di Sensai, senza fattore di protezione. Onestamente, ecco, mentre quello mi è piaciuto da morire, veramente l'ho annoverato anche nei miei preferiti, questo per quello che costa, senza infamia e senza lode. Quindi onestamente non è che mi sia piaciuto moltissimo. Questo è ancora un altro... Anzi no, questo è il Concentré Éclat Anti-Age, è un siero sempre della linea di Sisley A,
per le macchie. Sto provando tanti prodotti Sisley perché, come vi ho raccontato, siamo in trattativa per l'anno prossimo, quindi anche per poterne poi parlare e per poterne poi potervi poi consigliare ho bisogno di provarli. E quindi questo è un siero antimacchie che dona un'estrema luminosità. La fragranza, onestamente, come alcuni prodotti Sisley, non mi è affatto piaciuto, però il prodotto in sé per sé è veramente un validissimo prodotto. Per concludere, questo che è terminato quasi, ce n'è giusto un dito, ma tutto l'olio in superficie, lo scrub allo zucchero filato di Collistar. Devo dire che onestamente all'inizio mi era piaciuto molto, a lungo andare non più rispetto a quello di Kiko che sto finendo, onestamente, o a quello di Diego della Palma, onestamente questo no, non si fa più, e sono contenta perché questo non mi è proprio piaciuto. Il prodotto per le labbra Album Efficace di Sisley, ve ne avevo già parlato, non mi dilungo, ma lo andavo ad applicare la mattina sul contorno delle labbra più la mucosa, aveva dei... aveva una consistenza gel che rendeva le labbra proprio molto più distese e anche volumizzate. Mi è piaciuto moltissimo. E per concludere, vediamo qui che cosa ho, che di cui vi voglio parlare. Ah sì, questo prodotto della mossa agli acidi fruttati della linea, è una mousse per il viso. Onestamente, tutto mi sembrava fuorché una mousse. Zero sapone, zero schiumogeno, un prodotto che, cioè, in tutta la bustina, cioè, mi ha solo struccato questo lato, veramente pessimo, bocciato e dir poco. Questi sono stati tutti i miei prodotti terminati, ho cercato di fare quanto più velocemente possibile per non dilungarmi. Io vi ringrazio per essere state fino ad ora in mia compagnia, mi raccomando, vi ricordo di spolliciare se il video vi è piaciuto, di attivare le notifiche al campanello da non perdere i miei prossimi video, fatemi sapere quali sono stati i terminati del vostro periodo e noi, come sempre, se vi va, ci vediamo ad un mio prossimo video. Ciao!